Lo ricorderete, qualche mese fa abbiamo avuto il piacere di ospitare in questi studi televisivi William Tioli, che è il presidente del gruppo Emil Ceramica, che è anche presidente della commissione di Confindustria Ceramica, che si occupa di materie prime, di logistica. Lo avevamo invitato per due ragioni, perché lui è il presidente di un gruppo che vanta anche unità produttive in Ucraina, proprio nella regione di Donetsk, e anche per il fatto del suo ruolo istituzionale. Ebbene, se allora non c'erano preoccupazioni, se allora il settore dimostrava di non avere preoccupazioni su quello che stava avvenendo in Ucraina, allora si parlava soltanto della Crimea, non si parlava della guerra civile che invece oggi insanguina quella zona di mondo. Le ultime notizie non sono confortanti, ci sono stati 30 morti, ha perso la vita anche un fotoreporter di Piacenza, Rocchelli, ci sono insediamenti militari nell'aeroporto, ci sono insediamenti militari nella stazione di Donetsk, e se ricordate il presidente di Emil Ceramica aveva posto l'attenzione su un binario. Diceva: c'è soltanto un binario che porta i vagoni carichi di argilla da Donetsk appunto a Mariupol, laddove c'è il porto dove le navi caricano i container alla volta appunto del Mediterraneo. Ebbene, quel binario oggi è a rischio, e allora noi ci chiediamo: ma qui a Sassuolo qualcuno che si preoccupi di questa situazione c'è? Perché non se ne parla, i giornali non ne scrivono. È vero, usciamo da una campagna elettorale lunga, estenuante, che ha in un qualche modo attirato l'attenzione non tanto su quello che accadeva nel mondo, ma su quello che avviene nel nostro piccolo e modestissimo paese. La situazione è preoccupante, la situazione meriterebbe maggiore attenzione. Ripeto, il rischio di rimanere senza argilla a Sassuolo è reale.